buongiorno da quelli di Arbatax. Sono le ore 8:30, gradi centigradi non lo sappiamo. Al sole si sta bene, ma all'ombra fa freddo. E il panino alla mortadella alle 8:30 del mattino, direi che ci sta. Non volevo mangiare perché dobbiamo prendere un motoscafo e oggi gireremo col motoscafo. E allora ho detto non faccio colazione, onde evitare. Ma non ce la faccio, ho proprio fame. E direi che un piccolo panino per iniziare la mattinata ci sta. Per gonfiarla. Buongiorno. Buongiorno. Ammazzare. Buongiorno. Arrivo. Siamo finalmente partite, il mare è calmo, sì. Meno male, anche se sento un po' di movimento, andamento lento, però al momento direi che il panino con la mortadella non mi sta dando nessun tipo di fastidio. Alla vostra sinistra potete vedere la spiaggia di Arbatax. La prima fermata sarà tra non so quanto e non mi ricordo neanche dove, ce l'hanno appena detto. No, non ce l'ha detta la prima sala della mano. Ah, non ce l'ha detta? Non ce l'ha detta. No, ha detto che più avanti ci dà altre informazioni, perché adesso siamo ancora dentro, siamo appena partiti. Thank you.
fermata, tappa, i sculi. Te lo sei già dimenticato. Pulici di... sì, pulici mi sembra calabrese. Pulce. Boh, pulci di neve, non lo so. Ci siamo già dimenticate, ce lo siamo fatte dire tre volte. Pulci di neve. Dovuta dal fatto che siamo in una spiaggia piena di gonfetti, come potete vedere, che potrebbe essere bellissimo, ma un pochettino meno quando ce l'hai sotto i piedi. L'acqua è meravigliosa, cosa ve lo dico a fare, la Mille è già in posizione lucertola, io invece sto nuotando da una spiaggetta all'altra. E stanno anche smontando tutto, perché qua c'era un chiosco, lì, e stanno portando via tutto. Sento quasi in colpa adesso, io in vacanza e loro qua a smontare tutto. Mamma mia. 1, 2, 3. Ragazzi, Milena si è bagnata e per, se volete proteggere i vostri capelli, potete andare su Milena Shop e noi vi consigliamo questo olio. Vi consigliamo questo olio, ma sia per i capelli che per il corpo, che sia per i capelli e per il corpo lo trovate secco, profumato con olio, lo trovate su milenashop.com. Avete lo sconto del, con la maggiorazione del 110%, c'è pure l'omega, se lo comprate a nome di una casa normale. Cos'è sta roba che hai preso? Muore? Guarda quanti benefici ha. Una cosa seria ha preso, allora. Sì, per i capelli, così non si distruggono i miei capelli trattati qua. Così non si distruggono i capelli. Comunque sia, volevamo solo dirvi che Milena non si è fatta il bagno. No, non lo faccio poi più avanti, siamo solo avanti. La prima cala, poi ci sono. Siamo alla prima cala, dite che bisogna fare il bagno ad ogni cala. Mi vedi asciutta? Si è bagnata, solo. Allora non ho fatto il bagno. E io invece ho dimenticato... Ma perché lo sai che non sono nuotata? Io invece ho dimenticato la maschera, porca pupazza. Comunque stavo rischiando di essere attaccata da degli squaletti. Cioè è pieno di pesci, ma ti vengono addosso, ma pesci grandi, non sono piccoli, sono proprio grandi. Vediamo se riesco a farveli vedere. Bisogna andare in l'acqua. Ah, bisogna entrare dentro l'acqua? No, col telefono dentro l'acqua non vado. Quelli si tuffano. Sì. Siamo benvenuti sul nostro yacht. Non credo sentano niente. Benvenuti sul nostro yacht personale. Costeggiando tutta la costiera di Arbata. Ed abbiamo attraccato, così si dice, nella seconda cala. Guarda, che carino. Sapevano che arrivavamo noi? Guardate cosa ci hanno fatto. E se nella prima cala era quella dove c'erano i gonfetti, qua ci sono... i petroni ci sono qua. Poi tra l'altro c'è, poi tra l'altro appena siamo arrivati c'era il cartello con scritto vietato portare via sabbia e pietre. Volevamo dire sì, ma la sabbia dov'è? Cioè qua ci sono i pietroni. Siamo nella cala di, non mi ricordo, poi nel monta. Che meraviglia! Thank you.
carino questo bar, sembrano dei trulli. Dentro cosa c'è? Ah, mi sa che dentro si mangia. Io entro. Mal che va mi sgridano. Ma che carini, sembrano dei trulli. Sì, secondo me qua dentro mangio. Molto probabilmente aperto anche d'inverno, magari mangiano qua dentro, perché c'è la stufa, è collegata, quindi sì, credo sia funzionante. Ma che meraviglia! Qua ce n'è un altro, ah no, è lo stesso, si poteva uscire anche di qua. No, c'è anche una pianta di carrube. Di? Carrube, guardate lì. Infatti ne ho presa una, solo che sono secche ormai. Ah già? Dove stiamo andando? Terza cala, uguale alla seconda. No, c'è un affare in più qua. Allora, qua c'è un affare. Di là c'era la laguna, il laghetto, di qua il mare, una marea di alghe. Però qua c'è una grotta. Non deve stare la titoli. Ti faccio. Come ti è piovuto in faccia? Vedi che è bagnato, guarda, il gocciola. C'è la sabbia che in alcuni punti è sentito come morbida. Sì. L'hai fatta vedere come rossa. L'ho fatta vedere come rossa, no? Si vede? Non so se rende.
E invece sono le 6:10, siamo arrivati alla prima fermata dove sono scesi gli altri, noi siamo all'ultima, quindi abbiamo ancora mezz'oretta e per lo più ha anche sbagliato manovra. Ma perché non sbagliato? Sono scesi? Ha sbagliato, no, ha sbagliato a fare manovra, non riesce più a girare. Vai te, va. Vado, ci penso io, ci penso io. Ma gli sei. Quindi facciamo così, facciamo che noi vi salutiamo perché andiamo noi a pilotare. No, non si dice pilotare. Come si dice la nave? Pilotare, guidare, navigare. Andiamo noi a navigare. E però a condurre la nave. E per oggi è tutto. Passo e chiudo.